Bene ritrovati, riprendiamo la nostra riflessione sul Vangelo della Domenica. Siamo alla seconda Domenica d'Avvento. Anche questa volta è Matteo che ci propone il suo testo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Abbiamo letto i versetti 1-12 del capitolo 3 di Giovanni. Ecco, sono diversi i protagonisti che il tempo di Avvento ci presenta. In questa seconda domenica abbiamo il Battista, una grandissima figura, il più grande uomo mai esistito, dice Gesù di lui. Infatti è esemplare, sia per come ha accolto il messaggio di Dio e sia per come lo ha vissuto. Da sempre Dio desidera incontrare l'uomo, ma da sempre l'uomo cerca di fuggire da Dio. Ecco, il Battista smette di fuggire, si mette davanti a Dio, si lascia scrutare da Lui. E quanto il Battista dice e fa in questo testo è quanto noi stessi siamo chiamati a fare per incontrarci con il Signore. Battista significa battezzatore e battezzare vuol dire andare in profondità, vuol dire andare fino in fondo, immergersi. Battista infatti immerge nel Giordano, immerge rimanendo in attesa di poi riemergere e si riemerge essendo figli e figli di Dio. Ecco, il Battista cosa faceva? Predicava, anzi proclamava nel Vangelo una parola di vita, una parola che ci invita tutti ancora oggi ad essere persone nuove, persone capaci di seguire l'esempio del Maestro, una parola che ci chiama alla conversione. Papa Francesco definisce questa conversione in una maniera molto bella. Convertirsi, dice, significa lasciare che il Signore viva e operi dentro di noi. Ecco, convertirsi è mettere al centro non noi stessi, ma Dio. E Giovanni predica questa parola nel deserto. Sappiamo tutti che il deserto è un luogo di assenza, un luogo di solitudine, un luogo dove l'uomo, la donna sono costretti a trovarsi davanti alla verità della propria solitudine, del proprio vuoto a volte. Però anche il deserto è il luogo della presenza di Dio, della fedeltà. Sappiamo bene che il popolo di Israele nel deserto ha ricevuto la manna nel momento in cui gridava per la fame, ha ricevuto l'acqua, ha ricevuto la parola. Il Battista viene definito come la voce che grida. Ecco, rappresenta quindi un po' la nostra esistenza
che è una voce. A volte può essere una voce soffocata, una voce che fa fatica ad emergere. Però il Signore Gesù è venuto proprio per darci questa possibilità di far esplodere dentro di noi quella voce di salvezza che è insita per noi perché gli altri possano accoglierne, possano fare tesoro. Preparate la via al Signore, del Signore. Giovanni ha dedicato tutta la sua vita a preparare la strada del Signore. Ecco, è bello pensare che lo scopo della nostra vita non è realizzare qualche cosa, ma preparare la strada a qualcos'altro. Esiste una dimensione della nostra vita che è a servizio di qualcos'altro, di qualcun altro. E lo sanno bene i genitori. Tutta la loro vita e tutto della loro vita è sempre finalizzato al futuro dei loro figli. Ecco, Giovanni ha scoperto di essere al servizio di qualcun altro, di qualcos'altro, della verità che è il Vangelo. Certo, questo Giovanni ci appare una persona severa, una persona non tanto avvicinabile, una persona che spaventa, usa un linguaggio piuttosto forte. Non dobbiamo ricordare che lui rappresenta l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. A chi vuole farsi battezzare chiama razza di vipere. Ecco, è un linguaggio forte, ma in realtà dice una cosa molto importante e molto profonda. Non basta l'esteriorità, non basta il rito, non basta il gesto, non basta la conversione una tantum, non basta che ci emozioniamo nel giorno del Natale. La conversione coinvolge tutta la nostra vita. Certo, la conversione ha sempre un punto di inizio, però non ha mai un punto di arrivo. Ecco, e poi c'è un giudizio sulla storia, di Dio sulla storia. Qui viene presentato come un giudizio terrificante. Ecco, ma in realtà non è così. Il nostro Dio non viene a giudicare per punire. L'unica cosa che il nostro Dio desidera è che l'uomo si converta e viva pienamente. Il Signore verrà per illuminare, per scaldare e per bruciare le scorie di quello che non funziona. Che il Signore Dio faccia il dono della profezia abbondante nella Chiesa e che dia anche a noi la capacità di ascoltare i profeti, perché possiamo accogliere e preparare la strada. Perché possiamo accorgerci che questo regno è veramente in mezzo a noi. Buona domenica e buona settimana.